Continua il botta e risposta tra Alberico Gambino e Salvatore Bottone. Il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia replica al bugiardo rivoltogli dal sindaco di Pagani, accusandolo a sua volta di mentire. Abbiamo a che fare quotidianamente con persone che mentono ai cittadini, ha detto Gambino durante una conferenza stampa, confutando la sua tesi con un lungo elenco di cose dette e mai fatte dal sindaco Bottone, come gli alloggi ACP di Via Mangioni, di cui si rischia di perdere il finanziamento, il parco urbano chiuso da tempo e mai riaperto, il centro sociale abbandonato, l'auditorium non valorizzato. Il sindaco di Pagani ha mentito a una signora, una mamma di figlia, a proposito dei buoni libro 2013-2014, aveva detto che non erano stati trasferiti i soldi dalla regione, quando invece poi si è appurato, anche grazie alla determinazione di questa signora, e ovviamente me ne occupai anche io che incontrai questa signora qualche giorno fa per Pagani, che i soldi erano stati trasferiti nel dicembre 2014, quindi parliamo più di un anno fa, e questa è una delle tante bugie. Poi non parliamo di quando trasferisce le colpe dell'incapacità amministrativa sui funzionari del comune piuttosto che ai dipendenti. Sono stati persi 490 mila euro di finanziamenti, sono stati non capaci di prendere o addirittura di partecipare a bando come quelli dei quartieri della memoria, un bando regionale dove si chiedeva 200 mila euro, non sono state proprio esaminate le pratiche del Comune di Pagani perché non sono state proprio, sono state sbagliate in toto, come quello del servizio mensa, il servizio trasporti, ormai stiamo per finire l'anno, questo non parte. Sui problemi finanziari dell'ente, Gambino torna a chiedere un consiglio comunale. Nei prossimi giorni il consigliere Gino Mongibello se ne farà promotore. Intanto il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia chiede nuovamente a Bottone di fare un passo indietro. Questa città non ha bisogno di un sindaco part-time. Quindi, se veramente, ecco, vuol fare un atto, di benevolenza nei confronti della comunità paganese tutta, lo invitiamo. Nonostante tutto ciò che ha fatto, si può recuperare. Ecco, siamo ancora in tempo per recuperare i disastri che ha fatto. Si dimetta e rimetta il mandato nelle mani dei nostri concittadini.